Sta collegando, eccolo lì, lo vedo. Aspetta. Ciao, buongiorno. Ciao, Buongiorno, come Cristina. Tutto stai? bene, tu? Bene, bene. Ho visto un signore questa mattina vicino al Parco delle Cave che andava avanti e indietro 15 km. E ho fatto i complimenti. Sta stando sempre a 200 metri di casa sua. Ci posso Ah, però. provare? Però. Beh, sì, tu ci puoi assolutamente provare. Comunque adesso molta gente l'ho vista anch'io girare qua attorno anche alla propria abitazione, col fatto che non ci si può allontanare più di 200 metri, cercano comunque di girare attorno a casa. Sì, perché Se questo signore ha detto che è stato fermato, il primo giorno era vestito da runner, perché è uno che fa le maratone, e l'hanno dato una multa di 280 euro, che non sono pochi, era a 500 metri, lui ha detto ho dovuto calibrare 200 da ogni direzione e adesso ci sto dentro. Pensa, Quindi va avanti comunque si va avanti adesso, comunque. però rientra nei 200 metri. Cavolo. Complimenti, complimenti, bella attività che si fa. Comunque ho visto parecchie iniziative anche per beneficenza. Addirittura un'amica anche di alcune amiche di Milano so che farà un'attività per beneficenza correndo 50 metri del proprio vialetto. E lo ripeterà tante volte per arrivare a fare 50 km il Ok, 13 di 50 aprile. cose, grazie. Già 10 mi sembrava, 15 mi sembravano tantissime. 50, ma cosa 50 sono tanti. Io l'altro giorno con alcuni amici con i quali pedalo sui rulli avevo pensato di fare anch'io qualcosa eventualmente per beneficenza, per pedalare magari sui rulli coinvolgendo poi un po' di personaggi per farmi compagnia. Avevo sparato un po' alto 10 ore sui rulli, ma penso che non la farò neanche, perché è un po' complicata. io Però non ho vediamo. più neanche le creme, allora stavo dicendo devo scrivere a qualcuno, devo ordinarli su Amazon perché insomma la stella è un po' dura, sto usando creme normale adesso. Soprattutto sui rulli, per via del fatto che non hai la possibilità di alzarti molto spesso sui pedali, questo sì, questo Bravo, sì. bravissimo, non è un problema, perché io non ho mai fatto tutti questi chilometri, adesso con questo tempo in più io stasera pedalerò, faccio proprio l'allenamento con Paolo Barbera e Triste Stanco, gruppo, dalle 6:30 e farò un'ora, riesco anche a fare 40 km. Cosa utilizzate per fare gli allenamenti, per essere connessi? Cioè, usate Zwift oppure usate altri? Zwift, c'è proprio Ok. la funzione di allenamento, entri dentro, creano un meetup che tutta la gente, tanta gente che frequenta 360 fa parte della squadra di Paolo Barbiere, si uniscono e insieme soffriamo per questa ora, ora e mezza, a volte fa anche 3 ore, ma non Io serve. non avevo mai utilizzato Zwift. Ieri un amico che ha un negozio qua poco distante da me adesso si è messo a fare delle gare, a partecipare a delle gare su Zwift e mi aveva invitato e ho partecipato. Devo dire, non ho capito assolutamente nulla di quello che è accaduto, ma nulla. Però so solo che ho fatto una gran fatica per un 20 minuti, mezz'ora, ma veramente sembrava di essere oggettivamente in gara. Poi mi passavano tutti in maniera molto facile. Sì. Quindi però è stato divertente, devo Anche dire. io devo dire che faccio un sacco di gare, faccio le gare anche con tante altre donne, che è una figata, tipo c'è British Women's Cycling Race, o c'è il Giro di Watopia, donne, Ah, queste ok. sono insomma gare che per me sono anche molto verosimili. Parto con loro e Ok. poi sono arrivata in decima uno l'altro giorno. Allora vedi un po'. Completamente Infatti, fragile, perché studi come mai hai studiato in tutta la tua vita. vabbè, Tenuto sì. quanta acqua bisogna bere ogni giorno, Infatti, anche facendo le cose. la problematica che c'è sull'attività indoor è proprio questa, cioè il fatto che se magari in un giro in bicicletta uno può cambiare la posizione spesso dalla sella a fuori sella, quindi sui pedali, all'altra cosa che comunque il vento che sbatte contro di noi certamente migliora la nostra capacità di dissipare il calore indotto dall'attività fisica. Appunto, nell'attività indoor questa cosa non avviene, e se facciamo dai 40 minuti in su
di attività fisica è molto importante cercare di far sì di riuscire a idratarsi in maniera corretta. Se solitamente durante l'attività, diciamo outdoor normale, non sono solito consigliare sali minerali in allenamento, se non proprio quando è caldo, nell'indoor, secondo me, se uno supera i 40 minuti, assolutamente deve prendere un po' di sali minerali nella borraccia. Questo sicuramente sì. E anche gli integratori, mi avevi prescritto, per cui voi dovete sapere che Yader mi segue per la nutrizione. Io un po' facevo le gare un po' a caso, senza gel, senza niente, sperando bene. Invece sono reso conto che è tutta una specie di scienza che se va seguito bene, ovviamente hai altri risultati. Sì, è molto importante nutrirsi in maniera adeguata. L'integrazione oggi è importante non solo per il fatto di fare attività sportiva, in realtà anche molto per il fatto di prevenire in questa fase il discorso anche del coronavirus. Proprio il 31, quindi qualche giorno fa, leggevo prima uno studio che è uscito, uno studio pubblicato che a livello... hanno fatto uno studio sulle persone che hanno contratto il virus del coronavirus, il Covid-19, e si è visto che queste persone avevano un livello di vitamina D più basso rispetto alla normalità, anche perché noi tendenzialmente in questo momento stiamo uscendo dall'inverno, quindi già di per sé la vitamina D è più bassa. Quindi io a te ho prescritto la vitamina D, ma in ogni modo te ne consiglio un po' di più, e soprattutto in questo momento è bene che tutti noi ne prendiamo anche dosaggi abbastanza alti. Pensate che in questo studio pubblicato il 31 stanno parlando di 10.000 unità al giorno di vitamina D, quindi sono veramente tante se consideriamo che solitamente la vitamina D si prescrive intorno alle 1.000 unità. Oggi stiamo parlando di 10.000 unità. Io devo dire che lo sto prendendo già la vitamina D dall'inizio della quarantena, e lo do anche ai miei figli e mio marito. Ho una lista di integratori che prendiamo sperando di stare insieme. Assolutamente, assolutamente sì, in questo momento è determinante. Poi oggettivamente io non so te, ma ho un sacco di amici, un sacco di clienti, un sacco di persone che vedo e mi raccontano che questa quarantena si divide in due grandi categorie, cioè persone che non si muovono per nulla e persone che si muovono un sacco. Quindi cioè, alla fine molto probabilmente ci si allena di più di prima. Per me è proprio così, non avevo mai, avevo usato i rulli veramente poco, e adesso faccio almeno un'ora ogni giorno, che per me, spero, penso che vedrò delle differenze, perché non avendo mai avuto tanto una gamba per la bici, perché sono sempre fatto un nuoto, ho corso tanto, è proprio quello che mi mancava. Allora io lo vedo come un'opportunità a rinforzare le cose che avevo, erano sempre i miei limiti prima. Allora dedico il tempo a quello, faccio corpo libero, provo a rinforzare le braccia. Ovviamente io la prima settimana della quarantena avevo una fame atavica, o non so se era proprio l'istinto della sopravvivenza, ho cominciato a mangiare come la pazza. Ovviamente adesso mi sono data un po' un taglio, è impossibile andare avanti. Quella sera ho detto, ma sì, bevo un po', una bottiglia di vino. Poi adesso già sono un po' più regolare. Per me, facendo gli addominali e tutto quanto, mi serve quella forza sia nella bici o che nella corsa, anche nel nuoto del torace. Io ho avuto infortunio alla spalla, allora anche lì io sto facendo elastici a go-go, come mi aveva detto Daniel Fontana, sì, e poi ti va via. E andavo via, ma all'improvviso, avendo più tempo, questa spalla finalmente quasi comincia a girare. Ma vedi che la quarantena ti fa bene. Cosa dalla caduta con Moser, lì massaggiandomi la dossena, mi aveva detto, guarda, se ti massaggi ogni giorno, un massaggio abbastanza energetico, vedrai che viene riassorbito. Avevo fatto le onde d'urto, avevo fatto tutto di più, niente funzionava. Sto facendo i massaggi da sola, caspita. È quasi andata. Grazie alla quarantena. Questa quarantena a te sta facendo particolarmente bene, eh?
Secondo me devi guardarla anche un po' come un'opportunità, non soltanto per fare gli allenamenti che non avevi fatto prima, gli esercizi, passare più tempo con la famiglia. Io faccio schifo al computer, sono veramente anti-tecnologica in quel senso. E ho preso questo tempo magari per rifare anche un po', imparare, prendere dei corsi, che mi impongo a studiare. Studiare le cose a cui non sono portata, non ho mai avuto voglia. E questa è una grande cosa, possiamo anche migliorarci tanto in questo periodo. Sì, no, su questo ne sono assolutamente convinto. Ma anche da un punto di vista personale e lavorativo, io penso che certamente quello che noi troveremo a fine di questa quarantena non sarà quello che avevamo prima. Oh. Però di certo chi ha sfruttato questo periodo per evolversi potrà avere più opportunità rispetto a prima. Secondo me è così. Poi solo il tempo potrà capire chi ha ragione. Però certamente io spero che questa quarantena sia stata comunque, certamente da un punto di vista medico è utile adesso seguire queste indicazioni che ci sono state date, questi decreti. Dall'altra parte comunque anche cercare di sfruttare il tempo, perché io ho fatto uscire anche un video, penso ieri, su alcune idee anche di come passo io la quarantena. Per me è molto importante che ognuno di noi si dia delle regole. Quindi le regole sono nel cercare di fare attività sportiva quotidiana, come magari fai tu, e occuparsi anche del proprio corpo, come hai fatto tu per i tuoi problemi che avevi avuto degli infortuni. Però dall'altra parte è anche importante darsi delle regole, perché se no succede che noi ci troviamo a fine giornata che siamo rimbalzati a destra e a sinistra senza ottenere quasi nulla. E questa secondo me è una problematica abbastanza importante. La prima fase, come hai detto tu, anche di sfogo, è una cosa normale che abbiamo avuto, penso, tutti. Alla base di questo un pochettino c'è un po' di paura, e quindi la paura iniziale di questa quarantena sicuramente tutte l'abbiamo vissuta. Adesso ci siamo un pochettino adattati e quindi abbiamo nel nostro habitat casalingo, abbiamo cercato di trovare e darci delle regole. Questo è importante, perché a quel punto saremo più pronti quando poi inizieremo a riuscire. Allora, da un punto di vista alimentare, la cosa che io consiglio sicuramente in questa quarantena è cercare di fare in modo di darsi delle regole. La prima cosa fondamentale sicuramente sarà quella di cercare di fare una spesa adeguata. Perché se io dovessi fare una spesa in maniera errata, da un punto di vista non quantitativo, da un punto di vista qualitativo, potrei avere il problema di incappare in avere delle voglie in più, e quindi vago per casa e poi mi trovo il biscotto piuttosto che la merendina piuttosto che altro, e diventa un disastro. No, no, hai ragione. Ma quali sarebbero le cose da non fare mai mancare in casa? Quando vai a fare la spesa, cosa serve? Beh, allora, la fobia delle persone quando è scattata tutta questa paura dalla restrizione, dai decreti, è stata quella di fare acquisti sui beni primari, quindi zucchero, farina, cioè gli scaffali sono stati presi d'assalto. Sì, volevo fare una pizza, non c'era panino né lievito da nessuna No, parte. il lievito adesso è la nuova mucchina, cioè non c'è. Ieri c'è stato al supermercato, dopo giorni che non si trovava, settimane che non si trovava, si trovavano qualche panetto, ma pochi panetti freschi, e c'era scritto massimo 3 per famiglia, controlleremo alla cassa. Cioè una roba che già impaurisce, perché voglio dire, cioè, già un po' impaurisce. Io mi ricordo che il signore, il macellaio al Carrefour mi ha detto: se vuoi ho qualcosa dietro. Questo sembrava quasi una minaccia. Esatto. Oh, ok, no, non ti preoccupare, farò una pizza prossima settimana. Sono vegetariano, no, niente, Che dicevo, com'è questo lievito? Dove, vabbè, continuiamo un po' a pensare, secondo te quando finirà? Tu hai un'idea? Cosa succederà? ma, Ad esempio, succederà nelle gare, per esempio, dopo? allora, non ne ho la più pallida idea. Io dico solo che spero che comunque, se dovessero ripartire le cose, come mi auguro, debbano per forza partire le attività lavorative, eccetera. Sicuramente spero che la popolazione italiana, io in primis, riusciamo a essere sufficientemente intelligenti per poter capire che usciamo da una fase
ma dobbiamo continuare ad adottare delle strategie che possano comunque preservare la nostra salute, ma soprattutto rispettare gli altri. Questo penso che sia doveroso, perché se no poi la problematica potrebbe essere che ci ritroviamo poi nelle medesime condizioni, e a quel punto poi richiudersi in casa potrebbe essere abbastanza devastante, sia economicamente, ma soprattutto insomma, per noi a livello personale non sarà una scelta facile. Quindi, se siamo bravi, secondo me è una cosa che, da un punto di vista medico, vi posso dire che comunque alcune notizie fondate che riceviamo sono vere, cioè si sta lavorando su molti farmaci, ci sono già molti farmaci che vengono utilizzati non in Europa, ma vengono utilizzati in altre parti del mondo, che però non sono autorizzate all'utilizzo europeo e magari possono eventualmente essere utili anche in questo caso. Lo verificheranno, faranno degli studi e in qualche mese potranno dare risposta. Sul discorso vaccini, anche lì stanno sperimentando oltre 10 vaccini, ma anche questo però serve tempo. Quindi si parla per un'evoluzione di un vaccino si parla tra i 10 e i 12 mesi, quindi non domani. Quindi, però, dall'altra parte, se siamo bravi, sicuramente il gestirci è interessante. Dall'altra parte, bisognerà capire gli eventi sportivi. Cioè, gli eventi sportivi, per noi che facciamo parte anche del mestiere, ma comunque facciamo anche questo per diletto, per divertimento, questo è un bel punto interrogativo, perché il punto interrogativo è quelli sono assembramenti di persone che potrebbero creare un problema. Quindi, per ora vedo che, e poi tu lo sai meglio di me, perché devi partecipare a molti eventi, però sono stati rinviati tutti, dai più importanti, ma anche quelli meno importanti. Quindi capiremo poi nel proseguo. Dicono che i bambini torneranno a correre in bici giovanissimi dal 1° di giugno. Sarà troppo ottimista? Tutti i triathlon saranno arrivati fino alla fine di giugno. Ma io lo spero. L'altro giorno ho fatto una diretta con Bettiol e poi anche qualche giorno prima con il commissario tecnico nazionale abbiamo fatto un meeting per una fondazione di beneficenza, e si parlava e tutte e due dicevano più o meno la stessa cosa. Quindi probabilmente nel ciclismo professionistico le informazioni sono più o meno quelle che ci sono allo stato attuale delle cose. Le gare più importanti si cercheranno di recuperare. Quindi, e farà il Giro d'Italia? Quindi se per caso si riuscirà a recuperare realmente delle gare più importanti, probabilmente si andrà oltre con la stagione, quindi la stagione non finirà a ottobre, ma andremo anche più avanti. E dall'altra parte probabilmente avremo anche un agosto più intenso rispetto a prima. Poi come verranno svolte queste gare importanti, se senza il pubblico, non lo so. Però certamente ad oggi i francesi non hanno rinunciato al Tour de France, ad esempio. Sì, ho visto. Quindi loro ci sperano. Poi dopo quello che realmente succederà lo scopriamo nei prossimi mesi. Un po' più di tempo, diciamo, poi, insomma. Sì, hanno un po' più di tempo rispetto al Giro d'Italia, sicuramente, rispetto anche alle Olimpiadi, che sono un evento che è importante ci siano tutte le nazionali. Se le nazionali iniziano a ritirare gli atleti, è ovvio che anche loro sono che destinati. Olimpiadi, giusto. Quindi questo lo scopriremo solo strada facendo. Noi nel nostro piccolo però abbiamo in mano qualcosa da poter decidere, e quel qualcosa da poter decidere sicuramente è la nostra alimentazione, la nostra attività fisica. Quindi darci delle regole da un punto di vista di movimento in casa, quotidiano o comunque frequente all'interno della nostra settimana, è determinante da un punto di vista salutistico, perché fa bene anche al nostro sistema immunitario, oltre a fare in modo che passiamo del tempo di qualità. Quanto Dall'altra parte, diresti di fare al giorno per noi in quarantena? Dipende un attimo da che tipo di attività fisica facciamo, però io non sono dell'idea che serva fare, se facciamo all'interno di un appartamento, di una casa, eccetera, i rulli piuttosto che il ciclomulino, quello che è, o anche altre attività, dei circuiti, yoga, quello che è, un'oretta è sufficiente. Certo. Poi è ovvio che adesso c'è anche attraverso i digital che ci stanno dando una mano, la nostra diretta, piuttosto che anche tante altre dirette dove ci sono lezioni di yoga, piuttosto che altro. Io stesso ho partecipato a cose che non avrei mai fatto, Tipo tipo una lezione di yoga o altre cose, cioè sono interessanti. Però
Allora, magari in quel tipo di attività il dispendio energetico non è chissà quale, potrebbe anche far bene, a volte alcune persone fanno anche una doppia sessione, perché no? Però certamente non tutti i giorni. E poi invece l'alimentazione, mi raccomando, facciamo la spesa fatta bene, compriamo prettamente cose che non ci possono, tra virgolette, indurre in tentazione. Non è che adesso tutti i giorni, come all'inizio della quarantena, vedevo fare, ci siamo tutti trasformati in nonna papera, in tutti in chef di alto livello, iniziamo a cucinare torte dalla mattina alla sera, perché sennò poi il rimanente della torta che io magari posso utilizzare per colazione, poi mi rimane lì, e durante la giornata continuo a mangiarla. Certo. Quindi dopo diventa un massacro. No, no. Quindi questo è il problema. Cerchiamo di utilizzare molta frutta e verdura, questo è determinante, e anche in questo momento di quarantena vedo che la frutta e la verdura, cioè il mercato del food in generale, non ha subito, ha risposto bene alla richiesta maggiore di cibo, eh? Sì, quindi sì. In realtà non abbiamo carenze, c'è comunque frutta e verdura, manca qualche tipo di prodotto, ma si riesce comunque a fare una buona alimentazione anche in questo momento di quarantena, non abbiamo per ora avuto nessun tipo di difficoltà. Quindi frutta e verdura sono alla base della nostra alimentazione. A questo bisogna aggiungere una buona fonte proteica. Molte persone hanno scritto e si chiedono come si fa a essere come Justine Matera, così in forma, e che lei fa sport, si muove, conduce una disciplina. Si fa che bisogna darsi da fare. Certamente è ovvio che ognuno di noi ha una predisposizione genetica. Justine, che un po' conosco professionalmente, ha una vita molto incasinata, si muove molto, fa molta attività sportiva, ha degli obiettivi agonistici legati al triathlon, però è una persona che comunque è attenta e si dedica anche alla propria alimentazione e cerca di stare attenta. Questo fa la differenza. Quindi si può fare, però certamente, ad esempio nel suo caso, nel caso di Justine, una delle cose importanti, e forse una delle quali è arrivata a me per questo, era che legandosi a un fattore di attività sportiva agonistica, per lei era molto importante trovare un'alimentazione che la supportasse al meglio in quello che poteva essere lo sport che lei vuole fare, che è il triathlon. Quindi il concetto è, a lei servono anche proteine, distribuite bene nell'arco di tutta la giornata. E anche i grassi, a me servono i grassi, così. Alla grande, anche perché i grassi non ingrassano, cioè non è questo il concetto. No, certo, bravissimo. Si sembra che è andato abbastanza bene, forse le 14 è il nostro orario, perché la connessione ha funzionato. Esatto, perché adesso la connessione funziona, non c'è tutta. Adesso il problema, infatti, di queste connessioni è veramente un problema serio. Per fortuna che però adesso questi digital esistono. Se l'altro giorno leggevo un post divertente, che a volte ci sono dei post veramente divertenti. Leggevo, pensate, poteva andare peggio, pensate se fosse stato 10-15 anni fa, ci trovavamo con il Motorola o il Nokia e senza digital, senza Certo. connessione, quindi poteva essere ancora peggio questa connessione. Oggi siamo invece tutti collegati da Zwift, come dicevamo prima, a tutte le possibilità, quindi assolutamente sì. Scusami, vedo le persone che scrivono, Marco, scusami, perché prima non andavano i messaggi. Io ero già contenta che andava la connessione, allora non è che non voglio cagare la gente. Ti parlo bene, grazie di aver guardato, io proverò a fare altri, perché se è così piacevole, magari iniziamo a vedere un riassunto della settimana. Posso dire cosa ho fatto e magari Yadr può anche dare qualche altro spunto per qualche modo aiutarsi durante questo momento di quarantena. Sì, leggevo prima una domanda, una Silvia Coro 92 aveva scritto la differenza tra glucosio ematico e glucosio interstiziale. Ora, questa è una domanda estremamente tecnica, cioè, però giusto per rispondere velocemente, la differenza tra il glucosio ematico e quello che io ogni tanto faccio vedere nei miei video, dove mi punzecchio e faccio vedere la goccia di sangue, quella rispetto a chi per problemi legati a una patologia come il diabete si mette o misura la propria glicemia attraverso i nuovi device che ci sono, è che uno è un monitorare dal momento che mi foro il dito, l'altro è un monitorare in maniera
continua, quindi sono due attività totalmente diverse, però sono state equiparate e il risultato è simile, anche se in questo tipo di prelievo, quindi del liquido interstiziale, in realtà il risultato ce l'ho un po' dopo, se dovessi avere dei picchi o delle cadute di zucchero nel sangue. Quindi questa è la differenza principale, non altre. Ok, questo era complicato, secondo me, sì, però esatto. Sto leggendo altre domande. Sì, al netto dei complimenti che fanno a te, ed è giusto, va bene, questo è giusto e ci sta. Vabbè, la Manu Barbieri chiedeva sempre per la pancia piatta. La Manu Barbieri, la zia di Milano. Sì, avevo letto la sua domanda. Io lo sai, io faccio, mi sveglio, mi faccio 50 addominali crunch in una direzione, poi anche laterali e poi anche la sera. Non è tantissimo, ci metti un attimo, sicuramente. Poi non mangio lievito, io mangio poco. Quel poco che nella pizza, ok, però veramente mangio pochissimo pane. E sicuramente questo mi aiuta la pancia piatta. Beh, certamente per la pancia, oltre a alcune persone che vogliono la pancia piatta, ma devono capire che prima sulla pancia c'è uno strato adiposo che va ridotto, cioè c'è uno strato di grasso che va diminuito. Quindi per diminuire intanto la pancia piatta, per andarsi a avvicinare all'idea che ognuno di noi ha sulla pancia piatta, prima di tutto deve diminuire quel grasso che c'è sopra. Quindi bisogna mangiare bene, ma da un punto di vista ormonale, quindi non cercare di mangiare meno, ma cercare di mantenere la glicemia stabile. La seconda cosa che invece è molto importante è capire, come diceva adesso Justine, il discorso che il lievito o le cose che possono fermentare nell'intestino poi generano gonfiore. E quindi se generano gonfiore, la problematica può essere che mi trovo gonfio. Tutto ciò che può fermentare è a base di carboidrati tendenzialmente. Ora, con questo non è che non vanno usati, però vanno usati e sapendo che possono generare un effetto dopo. In ultimo, il gonfiore molto spesso delle persone, soprattutto della pancia, non è mai al mattino, ma è molto spesso alla sera. Perché? Perché anche l'emotività, e soprattutto in questo periodo della nostra vita particolare che stiamo vivendo, l'emotività sicuramente gioca un ruolo fondamentale, ovvero sento un po' di tensione o la giornata è stata impegnativa. A fine giornata è possibile che sono più gonfio rispetto al mattino, ma Dallo ci sta. stress. Oppure anche, forse adesso non so se magari anche a tuoi figli o a qualcuno che conosci è mai capitato una cosa del genere. Molti atleti per un fattore di tensione emotiva prima della competizione hanno dei problemi anche a volte di dissenteria per via del fatto che è legato a un fattore emotivo. Il nostro secondo cervello è l'intestino, quindi questo per noi è abbastanza importante. Beh, io direi che vado a mettere a posto la cucina, perché prima di questa diretta ho cucinato, ho fatto una pasta in pomodoro fresco con tutta la Quindi famiglia pranzare, pranzato. e Adesso verdure. vai a mettere a posto la cucina e poi dopo noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Sì, grazie mille, Yader Fabri. Aspetta che Grazie a te. facciamo vedere questo che ho su un libro che è Così veramente... sembra ci sia il mio gemello. L'indice di equilibrio, quanto è importante capire l'equilibrio delle cose. Me lo consiglio. Grazie Grazie molte. Ciao. mille. Ciao a Grazie tutti. Grazie a a voi. te. Ciao. Ciao.